Wrestling. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono Mami Didi dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo 21esimo episodio della serie Wingamer's Fails su Pokecraft Go. E qui c'è tutto, cellulare, tablet, tutto, che ovviamente mi suona come se non ci fosse un domani, perché sono appena entrato qui per registrare, fino ad ora tutto in silenzio. Mi pare sempre giusto, insomma, che si comportano così. Prima di cominciare questo video voglio darvi un po' di informazioni. Un po' non sono tante, è giusto qualcosina. Innanzitutto, se non siete ancora entrati nel gruppo Telegram, fatelo, entrate nel gruppo, trovate il link in descrizione, perché siamo una cinquantina di persone e c'ho mille messaggi, cioè ve lo faccio vedere ragazzi, mille messaggi, giuro, penso che lo vediate, mille da leggere, non li ho ancora letti, appena avrò 150 milioni di minuti lo farò. Oltre a questo, entrate lì perché è divertente, ci divertiamo, potete stare in contatto sempre con noi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche fin troppo, diciamo. Ma oltre a questo, mi sono un po' rotto le palle della Pixelmon. Infatti penso che questo sarà l'ultimo episodio di questa serie. Però voglio ecco, Jigson, ciao Jigson, che culo che sei stato salutato nell'ultimo episodio della serie. Però non voglio lasciarvi così, ma voglio darvi il potere di decidere come continuare questa serie, quindi con qualcos'altro. Ho delle proposte per voi che mi sono appuntato sul mio foglietto, la mia super agenda degli Italian Sharks, devo dire. Allora, per gli amanti dei Pokémon potrei continuare il venerdì pomeriggio la serie su Arc Pokémon, cioè non continuare, al posto della Wingamer's Fail faccio Arc Pokémon, ovvero c'è una mod fighissima per Arc che aggiunge i Pokémon, sono fatti non bene, strabene ragazzi, c'è veramente una cosa fantastica, possiamo volare sui Charizard, possiamo catturare i Pokémon leggendari, possiamo fare di ogni, e la base del gioco ovviamente è Arc, quindi ci sono quelle meccaniche lì, ma è fighissima. Questa è una proposta per gli amanti dei Pokémon. E scommetto che tutti gli amanti di Ark saranno molto contenti di vedere il secondo episodio alla settimana su Ark, anche se è un Ark moddato. Per gli amanti di Minecraft, perché non voglio neanche lasciare voi così senza a bocca asciutta, vi propongo un nuovo gioco, è in alfa, si chiama Eco Global Survival Game. In Italia saranno due youtuber che lo fanno, Two Player One Console e un altro youtuber che non mi ricordo ragazzi. Potremmo farlo anche noi, potrei farlo anch'io. In particolare lì si va sui server, perché non esiste la modalità single player, ma io, capiamoci, ho trovato un modo per creare un server locale e quindi ci giocherò sul mio mondo. E perché no, la prima stagione magari la faccio da solo così sul mondo, ma sarebbe molto figo anche durante la stagione stessa invitare qualcuno di voi. Potrebbe essere una serie abbastanza rischiosa, perché essendo un alfa potrebbe crashare qualsiasi cosa, potremmo perdere mondi. Però ragazzi, è un gioco fighissimo, una marea di crafting, un sacco di meccaniche decisamente nuove e veramente bello, quindi potrebbe essere per gli amanti di Minecraft un'evoluzione, ed è un'evoluzione di Minecraft molto 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 realistica. Pensate che se ammazzate troppi animali si estinguono, vi ho detto tutto. Terza proposta, che non c'entra una minchia né con una né con l'altra, ma è per tutti gli amanti dei survival open world, propongo Astroneer, che è un gioco survival open world per l'appunto, sandbox, in cui praticamente è tipo The Martian, avete presente il film? Siamo su un pianeta sperduto nel mondo, nella galassia, noi sfruttando le risorse di quel pianeta ci facciamo una nostra base e possiamo andare a colonizzare quanti cazzi di pianeti vogliamo. Non troviamo al momento, a meno che non sono uscite versioni aggiornate, devo andare a controllare, non troviamo ancora creature che voglio dire ci ammazzano, ma è un come se fosse un PvE, un po' come Eco, ma è molto molto divertente, molto suggestivo, è una serie magari di una decina di episodi, si può fare anche magari andando a colonizzare un po' tutti i pianeti del mondo. Detto questo, queste sono le mie proposte, scrivete nei commenti hashtag Arc Pokémon per Arc Pokémon, hashtag Eco se volete Eco e hashtag Astroneer, scrivetelo come vi viene, non vi faccio lo spelling, per la terza proposta. Detto
detto questo, cominciamo sto video, picchia, sono passati 5 minuti di sondaggio, ma che... Detto fatto ragazzi, ho craftato un range block, intanto sto aspettando The Nick che si sta sfoltendo la sua lunga, che io ma non so neanche se ce l'abbia lunga. In ogni caso, The Meister mi ha scritto se gentilmente lo salutavo nel video, ed ecco fatto. Ah, voglio dire un'altra cosa, io sono un terribile youtuber che si dimentica dei suoi fan, perché mi sono dimenticato di fare gli auguri a Fading Wall il primo febbraio, cioè 3 giorni fa, perché sto registrando oggi è 4 febbraio quando sto registrando, quando uscirà sto video sarà l'11-10 febbraio. Oddio, scusami Fading, però dai, il 10 febbraio, cioè comunque c'è un 1 dentro e siamo comunque a febbraio. Lo 0 in matematica non significa niente, quindi tanti auguri Fading. No, non me la sono cavata. Vabbè ragazzi, comunque, detto questo, ho craftato il mio range block perché in questo episodio vi volevo... Spero di non fare gli epic fail della... Ok, GG, super GG. Allora, voglio vedere una cosa, però lo facciamo in un altro pezzettino. Io oggi voglio... Ok, qui sotto c'è altra terra, quindi fantastico. Voglio far accoppiare due Pokémon di tipo normale, ma non sono due Pokémon normali, bensì sono due Pokémon... Che cazzo sto dicendo? Cioè, sono due Pokémon normali, ma non sono normali. Continuo a dire cazzate. Ragazzi, voglio far accoppiare due Ditto, perché ve l'avevo promesso. Io Wobbuffet sono riuscito ad averlo in questo modo qui. Casa di Renick, mamma mia. Oh, ma che carino, hanno messo il mio nome anche. Sono riuscito ad avere Wobbuffet da una persona che me l'ha regalato, ma quella persona l'ha avuto da un uovo di Wobbuffet. E tu ti starei chiedendo, ma come cazzo hai fatto ad avere un uovo di Wobbuffet? Se può avere. Come? Perché? Perché la soluzione è utilizzare due Ditto. Ma vi dirò di più, facendo accoppiare due Ditto succederanno delle cose strane che io non vi dico. Sono due Pokémon di tipo normale, quindi lo vedremo insieme in questo episodio. Dove cazzo ho messo il range block? Ok, l'ho messo qui. E ragazzi, gestisci Pokémon, metti... No, li devo avere... Vabbè, metto i due Ditto qui e aspetto che diventano un pochino pucciosi e coccolini. Ok signori e signori, è passato un giorno per voi, anzi per me, per voi è passato qualche nanosecondo, ma proprio nano quanto è Ditto. E io mi sono collezionato ben, questo è il quarto uovo di Ditto. Per cui ora andiamo in giro per il mondo a farli schiudere e vediamo che cosa uscirà fuori da queste 4 uova di Ditto. E se siamo fortunati potrebbe uscire di ogni, ragazzi. Non vorrei dirvi la cazzata, ma forse possono uscire anche dei leggendari. Cioè, fosse così, porca miseria, lascio quei Ditto a cagare uova per tutti i giorni, tutta la settimana, di tutto il giorno. Cioè, porca di quella paletta, incredibile. Allora, vado a farli schiudere. Dovrò camminare una mezz'oretta, credo. E appena iniziano a schiudersi, ci rivediamo qui. Ok ragazzi, circa un quarto d'ora dopo siamo arrivati a buon punto, le uova iniziano a schiudersi, c'è un uovo che ancora non ne ha proprio voglia. Vi vorrei aggiungere un gioco da mettere in lista tra quelli che insomma vorrei trattare il venerdì al posto di questa serie, si chiama Force of Nature. Fatemi sapere nei commenti, quindi scrivete anche in questo caso, ehi Zorua. Ciao, sei molto figo. Anche in questo caso scrivete nei commenti hashtag force. Non vi dimenticate di scrivere nei commenti il gioco che volete che io tratti al posto di questa serie. Ma sto Zorua è proprio figo. Ma che dite? Proviamo a tirargli una Pokéball, vediamo in faccia. Vediamo se lo pigliamo. E se siamo sculati lo piglieremo. Se non siamo sculati non lo pigliamo, molto semplice. Non sento rumorino, quindi non abbiamo preso una bene matta ceppa. Io vado avanti e faccio schiudere queste uova. Vediamo che cosa viene fuori. Ragazzi, voi non potrete mai capire quello che è successo. Praticamente ho trovato un Milk Tank boss rosso che mi ha droppato una Master Ball. Oh mio Dio. Per non parlare del primo uovo che si è schiuso. Ragazzi, ma guardatelo. Ma guardatelo, è un Empoleon. Ciao caro. Bello, de zio, bello. Un Empoleon livello 1. Interessante, lo potremmo evissare. Non so se è la natura perfetta. Vi faccio vedere che natura ha.
Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Io non ho idea di come visarlo, quindi chiederò l'aiuto di Jackton o dei super esperti. Mosse, statistiche. Questo è una natura gentle, quindi aumenta la difesa speciale e diminuisce la difesa normale. Però mi ispira, può essere una natura buona. A sensazione dico che è una natura buona, però non ti so dire. Comunque c'è il penultimo uovo, se guardate sulla sinistra, che non accenna proprio a schiudersi. Ragazzi, mi sa che è buggato, è un super leggendario, che cazzo ne so. Può essere che il tempo di schiusura è dovuto a quanto il Pokémon è raro? Non ne ho idea. Ma la cosa mi incuriosisce davvero tanto. E boh, io continuo a far schiudere sta roba. Speriamo che anche quello si schiuderà prima o poi. Prossimo Pokémon che si è schiuso, ragazzi, ve lo mostro subito. È uno Shinx. È un Pokémon abbastanza comune, quindi niente di particolare. Vediamo anche qui la natura. Attacco speciale e difesa speciale bassa, quindi una natura tipo mild. Potrebbe essere anche questo di una buona natura, non lo so, ragazzi, lascio sempre la parola agli esperti. Comunque, se notate, l'ovetto, quello che sembrava inschiudibile, sta iniziando ad avere le prime crepe. La cosa mi incuriosisce parecchio perché potrebbe essere veramente legato a quanto è raro il Pokémon che c'è all'interno, quindi sono veramente curioso di sapere che cazzo uscirà da lì, ragazzi, mamma mia. Vediamo. No, ragazzi, non ci credo, c'è uno Snorlax. Oh mio Dio. Beh, proviamo a catturarlo, sto Snorlax. Che facciamo? Non catturiamo lo Snorlax selvatico. Beh, scusami. Allora, ipnosi. Ipnotizzati un attimo, non mi ammazzare il mio. La mossa ha fallito. Benissimo. Ha usato Rest, la mossa ha fallito. Drowsy ha usato. E Snorlax si è addormentato. Fantastico. Ora ti posso far danno? Che cazzo di danno ti faccio? Vieni, Golurk. Con Golurk li potremmo da. Ma come si è svegliato? Vabbè, ti do un po'. Un dinami pugno. Non ti fai tanto. Porca di quello zozzo, l'unità schifosa maledetta! Va bene, e anche in questo caso è morto lo Snorlax. Ma vaffanculo, Pokémon di merda, mi fate ingrippare, mi fate. Oh lele, oh la la, è uno starter, il quarto, no, il terzo Pokémon che è uscito dalle uova, ragazzi, è uno starter, Croconaw. Anche questo molto interessante, non è un Pokémon super raro, vediamo la natura, vediamo un po' statistiche. La natura è una natura di merda, che non ne aumenta né diminuisce, quindi penso che non sia una natura buona. E va bene così, ora stiamo attendendo solo l'ultimo degli ultimi, delle uova, dei Pokémon. Nati dall'accoppiamento di due dita, oh, mamma mia, che cosa strana, due gelatine che generano Pokémon. Oh, che schifo. Ho trovato l'altro Snorlax. Allora, a questo punto io non faccio più la mossa stupida di prima. No, perché ti ho mandato un croc. Vabbè, va bene anche un Croconaw. Senti, io inizio a spararti Pokéball addosso. Tanto ce l'ho di tutti i tipi. Guarda, Ultra Ball, Mega Ball, Una Ball, Sub Ball, Love Ball, Bisball. Una Peso Ball, ma manco a pagarla. Mali mortacci. Andiamo di Mega. Dai, proviamo di Mega. Vediamo che cosa ci succede. Io farò un pugnettino piccolino. Tipo, no, ma sono mosse di tipo fighting. Ma io lo ammazzo. Maledizione. Maledizione non fa mai male a nessuno. E infatti è molto. Minchia, quanto cazzo di danno mi ha fatto! Oh, ma state buono? Ma porca di quella tozza! Ultra Ball. Andiamo di Ultra, dai, cavolo. E dai, è sparito tra l'altro Snorlax. Sì, perché nella Pixelmon, per i peggio bug, i Pokémon spariscono quando li attacchi. Io non ci posso credere. Perché mi è morto? Tra l'altro avevo la Master Ball. Perché non ho usato. Il prossimo Snorlax, se lo trovo, uso la Master Ball. Però perché non me la fa trovare nell'in. Ma io non capisco. Perché non c'era in elenco? Mi sarebbe venuto in mente. Ma no. Oh. Ed ecco ragazzi, siamo arrivati all'ultima schiusura di uova e avevo super ragione. Guardate che cavolo è uscito. Kabutops! Oh mio Dio! Cioè, è un Pokémon evoluto? È un Pokémon evoluto. Come caspita si chiama? Di quelli. Di quelli strani nascosti. Io sto morendo. No, vieni con me. Avevo ragione, porca miseria. Cioè, in base a quanto è raro il Pokémon, praticamente ci mette di più o di meno. È incredibile sta cosa. Ho trovato un Pokémon fossile, ecco come si chiama. Nelle uova di Ditto, porca di quel culo. Ma Kabutops, tra l'altro, è pure un Pokémon evoluto. Perché non mi ha fatto trovare Kabuto? Cioè, è veramente i big misteri. E Minecraft crasha. No, non è crashato. Io vado a prendere qualcosa da mangiare.
Sto video è stato veramente, veramente, veramente worth. Oh sì, delle meline. Tu vaffanculo. Che dirvi, ragazzi? Ricordatevi di votare per la prossima serie che andrà a sostituire questa serie del venerdì. Lasciate un like, commentate, condividete il video per sostenere il canale e la serie. Per oggi è tutto. Un saluto sharksiano a tutti e ci vediamo al prossimo video.